Bentornati, oggi voglio condividere con te una storia incredibile e commovente, che riguarda il nostro amato Papa Francesco. Forse non lo sai, ma c'è una preghiera speciale che Papa Bergoglio recita da 40 anni per ottenere miracoli immediati e impossibili. Una preghiera che gli ha permesso di compiere opere di bene e di misericordia in tutto il mondo, di portare speranza e consolazione ai poveri, agli ammalati, ai perseguitati, ai peccatori. Una preghiera che ha cambiato la vita di molte persone e che può cambiare anche la tua. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza: iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Ma prima di svelarti questa preghiera, lascia che ti racconti alcune delle cose belle che ha fatto Papa Francesco, grazie alla sua fede in Dio e alla sua umiltà. Ti assicuro che rimarrai stupito e commosso da queste testimonianze. La prima storia riguarda un bambino di nome Emmanuel, che viveva in un orfanotrofio in Argentina. Emmanuel era nato con una grave malformazione al cuore, che gli impediva di fare una vita normale. I medici avevano detto che non c'era speranza per lui, che sarebbe morto presto. Ma Emmanuel non si arrese mai, e continuò a pregare Dio ogni giorno, chiedendogli un miracolo. Un giorno, nel 2007, l'orfanotrofio ricevette la visita di un vescovo molto speciale. Era Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires e futuro Papa Francesco. Il vescovo si fermò a parlare con ogni bambino, ma quando vide Emmanuel si commosse profondamente. Lo abbracciò forte e gli disse: «Dio ti ama, figlio mio. Non perdere mai la speranza. Io pregherò per te». Poi gli sussurrò all'orecchio una preghiera breve ma potente, la stessa che recitava da anni. Emmanuel sentì una sensazione di calore e di pace nel suo cuore. Si sentì come se qualcosa si fosse sbloccato dentro di lui. Il giorno dopo, i medici lo visitarono di nuovo e rimasero sbalorditi. Il suo cuore era guarito completamente. Era un miracolo. Emmanuel ringraziò Dio e il vescovo Bergoglio per avergli salvato la vita. La seconda storia riguarda una donna di nome Fatima, che viveva in Siria. Fatima era una cristiana in un paese dilaniato dalla guerra e dalla violenza. Era sposata con un uomo musulmano, che la amava molto. Ma un giorno, nel 2013, il marito fu ucciso da un gruppo estremista, che voleva eliminare tutti i cristiani dalla Siria. Fatima rimase vedova e con due figli piccoli da crescere da sola. Fatima era disperata e pensava di fuggire dal paese con i suoi figli. Ma non aveva i soldi né i documenti per farlo. Inoltre, temeva di essere catturata o uccisa dai terroristi. Così si rifugiò in una chiesa, dove trovò conforto nella preghiera. Un giorno, mentre pregava davanti a una statua della Madonna, vide entrare nella chiesa un uomo vestito di bianco. Era Papa Francesco. Il Papa era venuto in Siria in visita segreta, per portare il suo sostegno ai cristiani perseguitati. Il Papa si avvicinò a Fatima e le disse: «Dio ti benedica, sorella mia. Non avere paura. Io sono qui per te». Poi le sussurrò all'orecchio la stessa preghiera che aveva detto ad Emmanuel. Fatima sentì una sensazione di luce e di gioia nel suo animo. Si sentì come se qualcosa si fosse aperto davanti a lei. Il giorno dopo, ricevette una telefonata da un'organizzazione umanitaria, che le offriva la possibilità di trasferirsi in Italia con i suoi figli. Era un miracolo. Fatima ringraziò Dio e il Papa Francesco per averle dato una nuova speranza. La terza storia riguarda un uomo di nome Marco, che viveva in Italia. Marco era un ex tossicodipendente,
che aveva perso tutto a causa della droga, la famiglia, il lavoro, gli amici. Era finito in strada, dove viveva di elemosine e di furti. Era solo e infelice, e pensava spesso al suicidio. Un giorno, nel 2016, Marco si trovava in Piazza San Pietro, a Roma. Era il giorno del Giubileo della Misericordia, e Papa Francesco aveva invitato tutti i poveri, i malati, i carcerati, i peccatori a partecipare alla celebrazione. Marco era entrato nella basilica per curiosità, ma non si sentiva degno di stare lì. Si sentiva sporco e indegno. Ma mentre stava per uscire, vide arrivare il Papa. Il Papa lo notò tra la folla e gli fece cenno di avvicinarsi. Marco obbedì timidamente e si inginocchiò davanti al Papa. Il Papa lo guardò con amore e gli disse: «Dio ti perdona, fratello mio. Non disperare mai. Io ti voglio bene». Poi gli sussurrò all'orecchio la stessa preghiera che aveva detto a Emmanuel e a Fatima. Marco sentì una sensazione di perdono e di grazia nel suo cuore. Si sentì come se qualcosa si fosse liberato dentro di lui. Il giorno dopo, decise di entrare in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove trovò l'aiuto e l'amicizia di cui aveva bisogno. Era un miracolo. Marco ringraziò Dio e il Papa Francesco per averlo riportato alla vita. Queste sono solo alcune delle tante storie che testimoniano la potenza della preghiera di Papa Francesco. Una preghiera semplice ma efficace, che ha il potere di trasformare le situazioni più difficili e di realizzare i desideri più profondi. E ora, vuoi sapere qual è questa preghiera? Vuoi impararla e recitarla anche tu? Allora ascolta bene, perché ora te la rivelerò. La preghiera di Papa Francesco è questa. Gesù, tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. Tu sei il mio amico e il mio fratello. Tu sei il mio maestro e il mio modello. Tu sei il mio medico e il mio guaritore. Tu sei il mio pastore e il mio nutrimento. Tu sei il mio re e il mio sposo. Tu sei il mio tutto e il mio nulla. Ti amo con tutto me stesso e ti dono la mia vita. Fa di me quello che vuoi, secondo la tua volontà. Fa che io sia sempre unito a te, nella gioia e nel dolore. Fa che io sia sempre fedele a te, nella luce e nel buio. Fa che io sia sempre grato a te, nel bene e nel male. Fa che io sia sempre testimone di te, nel mondo e nella Chiesa. Amen. Questa è la preghiera che Papa Francesco recita ogni giorno da 40 anni. Una preghiera che esprime tutto il suo amore per Gesù, tutto il suo abbandono alla sua volontà, tutto il suo desiderio di servirlo e di seguirlo. E tu? Vuoi provare a recitare questa preghiera anche tu? Ti assicuro che se lo farai con fede e con cuore sincero, vedrai dei grandi cambiamenti nella tua vita. Vedrai dei miracoli accadere. Vedrai le tue preoccupazioni svanire. Vedrai le tue relazioni migliorare. Vedrai le tue ferite guarire. Vedrai i tuoi sogni realizzarsi. Non perdere tempo. Inizia oggi stesso a recitare la preghiera di Papa Francesco. E poi condividila con tutti quelli che conosci. Fai conoscere al mondo intero questa preghiera meravigliosa. Fai conoscere al mondo intero l'amore di Gesù. Grazie per aver ascoltato questa storia. Spero che ti sia piaciuta e che ti sia stata utile. Se è così, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. E ricorda, Dio ti ama infinitamente e vuole solo il tuo bene.
fidati di Lui e affidati a Lui. E recita la preghiera di Papa Francesco. Che Dio ti benedica sempre.